Ciao a tutti Toretti e benvenuti in questo 87esimo episodio della Serie America, qua su Farming Simulator 2017 ovviamente. Allora, aspettate che aumento un attimo il volume di gioco. Ok, forse è esagerato. Comunque, guardate, gli pneumatici sono veramente il doppio di quelli della scorsa volta, li ho cambiati e direi che così sta veramente meglio. Un po' me ne sono pentito dall'acquisto perché dopo mi avete scritto nei commenti che l'avevo già nel 15 questo mezzo e sarebbe stato meglio magari prendere qualcosa di nuovo, però il sondaggio ha vinto lui, quindi ho preferito utilizzare lui. Adesso io mi inizio a riempire i rimorchi questi qua, perché sì, la trincea è stata completata. Allora, apriamo il nostro forconi qua da 10.000 litri, veramente tanta roba. Adesso non so più se come il 15 che basta arrivare qua così. No, devo arrivare qua e aprire, mi sa. Ok, apri silo, eccolo qua. Spero di liberarmi. No, non riesco a liberarmi di quelli. Ok, comunque ecco, un po' brutto il plane, perché veramente è tutto un blocco unico rettangolare, non fa impazzire. Almeno a me non fa impazzire. Non so voi. Però l'importante è che porti parecchio, in modo da fare più velocemente queste operazioni. Allora, passiamo al mouse perché il joystick dopo un po' va troppo lento. Ok, col Curse Play dovrei riuscire a farla andare. Purtroppo ora ho il percorso del Manitou, quindi sarà un po' un casino, però dovrei farcela. Quindi magari potrei portarmi qua al Manitou. Lo metto col Curse Play mentre io vado con questo in automatico. Cioè in automatico, vado con questa manualmente. Non sarebbe male. Cioè, perché vedete, questa qui la tengo bassa, prende tutto. Col Manitou non ne sarei così tanto sicuro. Vediamo un po' dall'interno, non è male, dai. Arriviamo qua e scarichiamo. Scarico qui perché voglio portarlo un attimo in farm al fienile. Mi avete detto anche voi nei commenti, poi ve l'avevo detto anch'io nel video, scorso video, che si può vendere anche lì. Allora, usciamo. Ok. Dopo voglio anche vedere quanto ne è restato. Vabbè, abbiamo fatto 5-6, quindi abbiamo tolto 50-60 mila litri. Prevedo un 40. 40 e 50, perché 60 ne non possono mai essere. Vediamo un po'. 182.000, no, 1.820.000. Non è male. Ne abbiamo già tolto parecchio di insilato. Comunque scarichiamo questa che dovrebbe essere l'ultima. Oppure no? No, ce ne sta ancora un'altra. Metà. Metà sì. Quindi vediamo di caricarla. Allora, qui voglio un attimo rimuovere questi pezzettini. Oh, ok. Sì, poi vi porta verso il centro. Comunque voglio provare un attimo a vendere questi. E poi gli metto subito automatico. Cioè, mettiamo il Curse Play. Vediamo un po' qua se scarica. Scarica, ecco, neanche metà. Adesso, prima di andare via con il nostro New Holland, copriamo tutto? No, non dovrebbe volare via nulla. Cioè, ci mettiamo un attimo qua e andiamo un attimo. Guardate che bestione, mannaggia, tanta roba. Poi utilizzerò anche il Fend ovviamente. E vediamo un po' quanto ci paga un 39.000 litri. Aspettate, prima guardiamo i prezzi. Sì, come potete vedere qua la produttività è quasi a zero perché ho mandato avanti il tempo. Cioè, è a zero, ho mandato avanti il tempo. Ho fatto un po' di soldi grazie alla vendita del legname. Ho tagliato tutto, l'ho venduto sotto forma di legname. Ed ora, ecco, la lana ne ho pronti 6 pale, ma non posso venderli perché è diminuito il prezzo. Ce lo paga questo qui. Ok, ce lo, ci frutta di più qua l'insilato, quindi è inutile portarlo al fienile, ovviamente. Vabbè, 297, vediamo un po'. Sono 4.000 litri. Sì, non ce lo paga tantissimo. Ora andiamo sui nostri percorsi. Andiamo campo. No, aspettate. Scarico trincea numero 2. Facciamo. Riempie svuota pala. Sì. Ok.
Dobbiamo darle posizione. Allora, posizione di riempimento la andiamo così bassa. Dovrebbe essere vero. No, aspettate. Non voglio infilzare nulla. Un po' più basso devo dargliela. Ok, posizione di riempimento. Ok. Posizione di trasporto, gli diamo una posizione di questo tipo. Ok. Ed ora entriamo qua, posizione presvuotamento, ovvero questa, direi. Così dovrebbe bastare, sì. Ok. E adesso guardiamo quanto ci dà. Posizione svuota pala, questa. Allora, abbiamo su 10.000 litri, facciamo. Dovrebbe darcene abbastanza. 3.000 euro a ben, ok. Ora direi di... devo salvare, no. Larghezza di lavoro fa parecchio, quindi... Vediamo un po'. 4 metri e mezzo già c'è questo. Facciamo uso percorso. Vediamo un po' come va. Noi stiamo su perché non vogliamo... Forse devo far salva? No, in teoria no, adesso si abbassa. Esattamente. Anche se era per il Manitou, va bene anche per lei, quindi ottimo. Adesso qua va indietro, chiudiamo un attimo. No, aia che botta. Spero non l'abbiate sentito, ma mi sa proprio di sì. Questa è stata una botta alla scrivania. Allora, in teoria ci velocizza parecchio, però diamogli un attimo. Altri parametri, massimo. È nel traffico, ok, ha trovato il fend. In mezzo alle scatole. Direi che non è male. Adesso ti sposto. Io mi vendo un attimo il car per vedere, anche se ci perderemo un pochettino. Aspettate, lei adesso dovrebbe andare avanti. Esattamente. Questo percorso è fatto apposta per lei, quindi. Ottimo. Ecco, il mio problema che in questo farming è che va a... No, più o meno lo prende bene perché è un bel cumulo. Quando ne manca poco invece si blocca. Ne non lo carica mai al 100%. Ora direi che possiamo andare no con il nostro bel mezzo, nostro New Holland, a vendere questi 56.000 litri. Aspettate. Adesso guardo un attimo se mi lascia scaricare qua, perché altrimenti non ha senso andare a perderci. Quant'è che ci perdiamo? Come vedete sta diminuendo il prezzo. In teoria dovrei metterlo a vendere soltanto quando c'è un buon prezzo. Adesso vediamo. Non credo me lo lasci scaricare qui. Sì, invece sì. Ok, non è accettato con questo attrezzo. Quindi dobbiamo andare al fienile. Vabbè, questo qui ci darà grandi, grandi soddisfazioni come mezzo, eh. Devo dire che non è affatto male. Questo e il fend saranno i mezzi di punta che utilizzeremo più spesso. Poi dopo, vabbè, ci sarà anche il Challenger, però il Challenger lo utilizzeremo meno per i trasporti. Quindi, anche se il fend è molto meglio di questo nei trasporti, ha più velocità. Quello sì, non è da dimenticare. Per la velocità dobbiamo prenderci un mezzo che prenderemo molto sicuramente, ovvero il Fast Track. Oppure un Deus, il Deus 7, no, scusate, 9340. Eh sì. I soldi iniziano ad andare su, eh. Più o meno fate conto che... Adesso mi faccio un piccolo calcolo, dai, aspettate. Se si sveglia, dobbiamo far conto che allora di pale 1.800.000, sì, diviso... No, scusate. 800.000 diviso le 10.000. Aspettate, sto facendo un casino. Ok, diviso 10.000. Ok, quindi è sul cumulo. Che fa 180. Non sono sicuro, che sia giusto. No, in teoria sì. 180 per 2 e... Fate, sì. Aspettate, 180 per 2 e 90. Anche se si abbasserà. No, è impossibile, 52.000 euro. In teoria è 500.000 euro. 520.000 euro. Vabbè,
Più o meno dovremmo farci un milione, ma neanche un milione, mezzo milione ad andarci bene. Adesso vediamo un attimo qua quanto ci dà in tutto. E vedete il prezzo è diminuito un parecchio il BGA, ma tantissimo, eh. Qui abbiamo fatto 12.000. 12.000, sì, era meglio se non li vendevamo qua, però ormai li abbiamo caricati e chi se ne frega. Allora, a sto punto lui me lo tengo qui perché farò un po' di trinciata da portare dalle nostre vacche, dato che i campi, adesso vi faccio vedere un attimo sulla minimappa, qui mi sto iniziando a riempire tutto, tra l'altro non l'ho più usato, comunque vi faccio vedere. Devo vendermi anche un po' di letame. Ce lo pagano nulla, però almeno. Non ce lo pagano nulla, meglio tenerlo. Volevo far vedere. Qui ecco, mi si è buggato ancora. È il campo 12 e il 5 qui in fondo. E qui in fondo non cresce, non semina mai la seminatrice con l'automatico. Allora, vi faccio vedere. Questi campi qua sono in fase di crescita. Questo qui posso già trinciarlo perché è ancora in fase. È il mais, vedete. Ok. È in fase culturale quella, diciamo, il mais verde pronto già da trinciare, mentre qui ancora in fase di crescita che c'è la soia. Qui no. Ah, ok, un po' più avanzata la fase. Qui invece l'ho appena seminato, anche qui lo stavo seminando, che poi dopo finirò. Adesso direi che mi cerco un attimo, vabbè, te ti lascio qui. Qui sto andando avanti, vediamo quanto ne è rimasto. Già 100.000 litri li abbiamo tolti, eh. Sì, 100.000 litri cosa faremo? 20.000 euro a dir tanto. Allora, eravamo qua. Ok, qui vedete le nostre pecore stanno producendo lana. Questi episodi ci occuperemo. Vabbè, mi porterò qua i mezzi per conto mio. Anzi, sì, li porto qua per conto mio. Devo cercare un attimo il Massey. Eccolo qua. Perché quest'oggi andiamo a prepararci per fare un po' di fienagione, dato che non ne abbiamo più di in giro. Così che prossimo episodio andremo a fare un po' di cura degli animali, ecco. Pressoché questo qui è il nostro mezzo per la fienagione, che ha superato le 20 ore. Buono. Cioè, non è il massimo, però vuol dire che lo stiamo usando parecchio. Intanto continuo a vedere il 2826 che sta calando sempre. Prima era di più, 2900, sta calando pian piano. Allora, falciatrice anteriore e falciatrice posteriore. Poi dopo falcerò anche il campo dove c'è l'attrezzatura forestale, ecco, dove hanno seminato gli abeti, che intanto c'è ancora l'erba. Allora, mi sa tanto che gli metterò il curseplay. No, dai, facciamo noi stavolta. Facciamo noi perché ultimamente ho sempre usato il curseplay. E da vedere perché non so se falciare, cioè lo falcerò tutto, ma un po' mi servirà il fieno, un po' di erba invece, perché devo portarla alle pecore. Guardate lì i soldi, 2807, è calato di un po' ancora. 20 alla volta cala, vabbè. E ormai su questo farming è così. Allora, partiamo da giù in fondo. Usiamo la GPS mod. Ok. Comunque essere abituato con la curseplay è tutta un'altra cosa, eh. Ve lo dico, ma allora, automatico. Perché non mi fai vedere le linee? Allora, se io voglio accendere va. Non ho capito perché non mi fa vedere le linee del campo. Allora, ok, per quale motivo? Vabbè, la chiudo allora. Ok, chiudiamo e andiamo per conto nostro a sto punto, eh. Ah, lì cavoli, ho messo in mezzo il same. Vabbè, lo spostiamo. Comunque, allora adesso abbiamo due campi. Abbiamo il campo 11 e il 16. Il 16 non è piccolissimo, eh. Quindi ci va anche piuttosto bene.
E allora, un'altra cosa, dovrei portarmi qua al treno, lo farò poi più avanti. Comunque, volendo, già un percorso, vi faccio vedere. Ok, mi sembrava mancasse qualcosa, aspettate. Spostiamolo. Lì c'è anche il Valtra. Ecco, una cosa che mi serve è dei trattori più piccoli, tipo, vabbè, piccoli, medi, tipo questo Same oppure il Valtra, per poter lasciare tipo qua dalle pecore oppure dalle vacche. Dalle pecore per ora, va bene, abbiamo già, abbiamo questi due. Lascerò qui più che altro il Valtra. Il Same, se caso, lo lascerò dalle pecore. Però dalle pecore, dalle, scusate, dalle vacche lascerò il Same. Però ci servirà qualcos'altro, oltre al Manitou che abbiamo già. Quindi vedremo. Allora, alziamo il tutto qui, vabbè, vi ricordate tutti i casini che c'erano. E abbassiamo anche dietro, qua chiudiamo. Facciamo GPS manuale. Proprio entrate da impianto biogas, ok, è pieno. Giusto, mi ero scordato di questo fattore. Comunque abbiamo già fatto 10.000 euro in quanto? 2 o 3 minuti. Non è male. Ha finito di scaricare. No, mettiamo un attimo per 120, così passa giù tutto. Ok, 28. Grande richiesta. Perché mi rallenti il mezzo? Cioè, non sono neanche riuscito a leggere cosa c'era. Vabbè, abbassiamo ora. Lasciamo per 15. Ok, va bene, per 15. E non ci dire più nulla. Qui mi sa che mi preparerò io i campi, perché poi voglio farmi anche un po' di soldi per poter iniziare con le barbabietole o patate. Penso prima con le patate perché. Anzi, no, è da vedere perché. Se iniziamo prima con le patate, dopo andiamo sul meglio con le barbabietole perché è più grande non la roba. Come cavoli si chiama? La Holmer. Mentre se partiamo con le barbabietole, dopo andiamo sul piccolo perché la Maxtron, o come cavoli si chiama, la raccogli patate. È molto, ha 1 metro di larghezza inferiore, però vabbè, non cambia nulla. Farò un sondaggio e vedremo con cosa partire, dai. Mentre per i trattori, più avanti deciderò un po' io, ve lo dico già. Pagamento salari, che cavoli. Quindi uno scarico del BGA. Non ho spento, cioè non ho alzato nulla, ho soltanto spento, non va bene. Prossima volta alziamo tutto. Ok. Lo scarico del BGA, eccolo qua. È servito soltanto per. Perché me l'ha dato due di seguito? Non l'ho capita sta cosa, eh? Vabbè. L'importante è che ce l'ha dati. Guardate, 2751. Continuano a diminuire. Devo ricordarmi di tenermi da parte, ecco, un carro. Mi terrò da parte un Fendt, un. Scusate, un Cramp. No. Che cavoli abbiamo? Uno Yoskin. E il Crone di prima, carichi. E li portiamo dalle vacche. Così che ce l'abbiamo già pronto, lo lasciamo lì accumulato tipo nel capanno. Perché anche lì vorrei comprarmi il. Adesso non mi ricordo più, me l'avete mandato su Instagram nei messaggi privati. Che l'avete visto voi, un carro miscelatore molto simile a quello che c'è nel gioco. Quindi penso mi prenderò quello, costa un po', eh. Dai, direi di stoppare qui perché siamo andati avanti parecchio, abbiamo parlato un po' di tutto e siamo già arrivati a questo punto. Salutiamoci qua al BGA. Ecco la nostra pala gommata che va avanti a lavorare. Madonna, ne ha già preso parecchio, eh. Vabbè, non. Vediamo quanto si è abbassato prima. Si è andato giù tanto sotto la stoppo, eh. 272, no, finché è sopra al fienile direi di vendere. Poi la stopperò più avanti. Aspettate un attimo. 273. Man mano avanti il tempo, man mano va, ok. Sì, ogni tanto si blocca. Comunque vediamo un attimo quanto ci costa. Guardiamo, prima questo 121.000 potrei già comprarmelo, sarebbe l'ideale. Questo qui magari lo teniamo, se magari in indomani ci prendiamo i maiali. Però no, vendiamolo, 41.000 euro ci va più comodo che tenerli lì da parte. Mentre raccogli patate, ecco, ci costa 4,29 la Grimme, mentre la
No, ci conviene mensa per le patate. 4,95 e più 78.000, quindi fate sui 570.000 euro scarsi. 5,70 per le barbabietole. Le patate invece 430, più un costo eccessivo di... Però non saranno 100.000 euro in più, perché mi serve la seminatrice. Andiamo direttamente su questa, quindi 500.000. Spendiamo 60.000 euro in meno più o meno. Adesso non mi ricordo più cosa avevo detto, però era 500. Aspettate, riguardiamo, era 500 e qualcosa. 500, sì, più o meno 60.000 euro in meno spendiamo. E quindi ci converrebbe. Vabbè, io qui la lascio con l'automatico, la nostra JCB. Ne ha ancora di lavoro da fare, tipo finché non arriva qua. Però no, dobbiamo guadagnarci il più possibile. Quindi prima di fare acquisti guadagniamoci, perché secondo me l'attrezzatura per le patate e barbabietole la ricaveremo dalla vendita che faremo. Io comunque ragazzi spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto di iscrivervi al canale se non ancora fatto. Noi ragazzi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao a tutti Doretti e al prossimo video.